qualcuno? Via libera, è Deacon. Può entrare. Forza, portateli dentro. Che è successo? Un altro attacco. Vedone sulla superstrada. Facciamo una squadra e inseguiamoli. Non guardare me non è un mio problema. Hanno preso Manny. Hai mandato Manny a caccia di scorte. Io coordino il campo, Dick, ma non impongo niente a nessuno. Va al diavolo, Coop! La mia prima volta. Ma che diavolo è successo qui? Chissà se hanno lasciato qualcosa di interessante. Cope, ho trovato la sua moto. Provo a seguirne le tracce. Volevano fare un'imboscata sulla Santiam. Me ne sono accorto. Deacon, chiudo.
classici. Sei l'unico che sa rimettere a posto un carburatore. Ok, arriviamo. Lentamente. In silenzio. Gesù, Dick, ce l'hai fatta! Ah, Gesù, via libera. Ho passato troppo tempo al campo, non ho mai visto niente del genere. Già, certo, ora però vediamo le prove. Non ho nessuna obiezione. Che diavolo è successo? Che ci facevi qui in giro? Non lo so. È che non partivo in spedizione da mesi. Iniziavo a sentirmi in colpa. Volevo fare la mia parte. Capisci? Qui fuori è pieno di stronzi armati, Manny. Ma pochi sanno riparare i mezzi su cui mettono il culo. Sì, già. Me lo diceva anche Cole. Per una volta sono d'accordo con quel bastardo. Quindi come la vedi? Ne usciremo mai? Uscire da cosa? Da questo schifo in cui ci si ammazza a vicenda. Manny, hai idea di quanti detenuti ospitavano le carceri prima che scoppiasse questo casino? Solo in America, intendo. Non saprei. 2,5 milioni. Se contiamo quelli in libertà condizionata, arriviamo a circa 7 milioni. Una persona su 35 quindi se ne sbatteva le palle della legge. E stiamo contando solo quelli che erano stati arrestati. Merda. Quindi... non chiederti se ne usciremo. Chiediti invece perché non ce l'avamo già dentro fino al collo. Credo proprio che resterò al campo d'ora in poi. Puoi farcela da qui? Sì, sì. Ehi, Dick, sono in debito. Sarei morto se non fosse per te. Manny, testa bassa. Se vuoi mangiare, capito? E ora vattene da qui.